E Buongiorno, buongiorno, buonasera. buonanotte, il lupo dietro la porta, la porta. Le persone portano la processione. Ecco, questo è Saverio quando si arrabbia. Molto. Ciao, non mi avete visto ancora. Beh, Niente, siamo qui. sperando che non c'è tanta fila. No. Sperando che gira questo qua. Sperando che si polverizzi questo. Mamma mia, quanto sei esagerato. Sperando che si bruci. Una femmina. Ma Cosa donne e c'hai con... motori, gioie e dolori. Donne al volante, pericolo costante. Senti, cosa vorresti dire delle donne al volante? Eh? E non è per loro. Ma stai zitto, stai. Per voi portare un'auto è come portare una navicella spaziale. E per voi per stare in casa che cosa è? Basta Brancolare nel sbagliare. buio praticamente. Sì, brancolo nel buio. Tu brancoli nel buio. Io non direi proprio. Puffano, puffano tutti. Puffi di qua, puffi Non di è là. niente, si è fissato questo Ma un canzone. bel segreto c'è. Un bel segreto, dice. Boh, non lo so. Le Vabbè, vedi che dai. camminano queste donne con... Che poi hanno delle macchine nuove, hanno delle... Ma come fa? Certo. Come si permettono? Ti senti inferiore? No! E allora? No, mi faccio delle domande, ma come mai delle imbranate portano delle auto? Parla sempre Le vedi perché pecca perse? di Le inferiorità. vedi? Poi non ti dico, non ti conto. Quando devono svoltare a destra o a sinistra, freccia di qua, freccia di là, sempre. Eh beh certo, Ma è buona dai! norma stradale. Parcheggia, dai. No, Parcheggia, dai! qua puoi. Qua puoi! Mi sì, madonna. Gente proprio Qua morì. può! Può, sì, na, andiamo al passo carrabile. Vabbè, dai. No, Bene ragazzini, siamo sempre non qui. si vede. Non si vede, non si vede? Poco. Beh ragazzi, fra po' vedete i bussi, come sempre, Che smania. che smania, bussi bussi Tasmania. Chiedi! Nell'oscurità proprio. Un criceto da dietro, sai? Ragazzi, ah, il puntale. Puzzetto, hai visto? Mamma mia, mamma mia. Guarda, guarda giù. Ma guardate. Una caruta, l'uomo caruta, che pantofolina, una banana. Ragazzini, ma lo sapete che Lilly balla il tango? Guarda, vale il tango. Brutta. Si è preso o si sarà caduto un fiore dall'albero. E lei si sente argentina. Aspetta che non si vede niente che c'è. Tanto lei il suo nasone. Si sta capendo che... Scusate ragazzini. Ah, ora sì che si Ah, vede. pozza, 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 Bella ciuppettina! È venuta da me. Bella ciuppettina.
Sì. Bella ciuppettina. Che c'è, ciupi? Si vede sfocata? Bella ciuppettina, bella. Bella. Quanto è furba, si mette di muso a terra così sai che non lo togli, guarda. Madonna, vado giù. Madonna, vado giù. Oggi che cosa sta? Madre Jeff. Madre Jeff, sì Jeff. Jeff. Mi si è stancata a tenere così in bocca, ma non la lascia. Ma non la lascia la giuppettina, non la lascia. Ho capito. Che c'è? Che c'è, baby? Che c'è? Che c'è, Cipi? Ma non senti l'odore di possimo? Della nonna Possi. Beh, è inutile, lasciamo stare, dai. Tra 2 secondi lo lascia. Ragazzini, siamo a cena. Io mi faccio il bruschettone. Lo hai scritto bruschetto, vabbè. Dai, me lo fai pure a me. Tu? Gli ingredienti ci sono. Qui c'è ancora la torta. Qui ci sono ancora i muffin. Lì ancora. No, questo qua no però, dai. Vediamo, che è martedì oggi. Domenica l'hai fatto, 2 giorni. Vabbè ragazzi, buon appetito, non ci vediamo. Masterming, Masterchef. Masterchef, dobbiamo vedere Masterchef. Ginger. La porcellina ha già mangiato. Buon appetito. A dopo, ciao. Ragazzini, guardate. Bruschette pronte. A lei è, c'è. In maniera diversa. C'è. Io ho fatto con mortadella, formaggio Stockton e Bustel. Io invece ho fatto Fontal, mortadella e salame a fette, più una spalmata di spalmabile, spalmato. Di solito esagerato, esagerato. Io ho spalmato lo spalmabile sopra spalmandolo. Mi rendo conto. Mi bolla. Per me doveva vincere Almo. Almo. Anche per me. E poi Almo cos'è il diminutivo di? Arnaldo. No, Almo è Almo, non è Almo. Almo è Almo, boh, poverino. Ok, ciao. Ciao. Ciao, buon appetito. Ragazzini, siamo arrivati all'ora del dolce. Ma praticamente questi cazzo di muffin che ha fatto Lucia domenica. Guardate questo quanto è tenero. Questo è tenerissimo, questo non si vede. Questo. Il figlio. Però li voglio arricchire con qualcosa di sublime. Lo so, starò male, lo so. Lo so, però stasera voglio danneggiarmi. Aspetta che... Ta-da! Copro le prime parti così. Capite, no? Cosa è? Ormai me. Utella. 50 anni di emozioni insieme. Utella. Beh, fatini che l'apro. Ciao. Non far vedere il simbolo. Allora, Federico, adesso l'avventura inizia. Siete finalisti della terza. Qua è difficile, ma voglio. Però così. Stai fermo, puoi dire. Oh buono, no? Ma certo. Quando scade? Quando scade? Sì, è la scadenza. Qua sta scritto. Ah. Il 2015, lui va. Ok. Qua l'ha mangiato. Vabbè, l'ha mangiato già lei. Ah, proprio panino lo vuoi fare? No, lo facciamo a giambonetti. Oh. Sì, c'è un po' di acqua, se non so perché. Il titolo è tutto da giocare. Abbiamo chiesto ad ognuno di voi 3 minuti persi. Almo e Federico dovranno dimostrare il proprio talento. Oggi la sfida vado? Vai, vai. Dovranno portare la propria idea di cucina in tavola. Non cucinerete solo per voi. Dovranno dimostrare di meritare la vittoria.
basta adesso. Sì, spamma là. Bene. Può essere solo. Beh. Ho fatto il panino. La parte più piccola. Beh, mangia, vediamo. Non è che stai prendendo qua, no? Non vi preoccupate, non odiamo a Lilli. Beh, proviamo. CG. Cin cin. Poco meglio. Troppo animati. Poco più di zucchero. Questi che c'è il cacao amaro sono meno di zucchero, però questi sono buoni. Buoni. Guardate come ho infarinato e imburrato i pirottini bene. Non sono neanche rovinati quando li ho presi. Quindi. Beh, a dopo. Ragazzini. Si è fatto male da solo. Volevo fare tipo Sandra Mondaini, sapete quello con i piedi così? Per farmi il dispetto a me, per non farmi vedere la televisione. E si è fatto male. Praticamente ho battuto l'osso del piede, quello che si chiama. Le tue caviglie è battuto. Si chiama quell'osso stupido che sporge dalle caviglie. La caviglia. Perché dice... La caviglia della parte interna è battuto tutti e due le caviglie. Mamma! Affascinando lo sta calmando. Minchia, un dolore così in te. C'è neanche un calcio alle palle ti provoca quel dolore. Hai voluto. E allora? Come se. È vibrato tutto. Fino adesso così. Ho visto a un certo punto lui. La faccia della serie. Aiuto. Beh, ragazzi, siamo qua alla finale di Master Ming. Stiamo vedendo la finale di Master Jeff. Stiamo vedendo. Guarda. Del letto, non si vede. Cosa? A dopo. In attesa della finale. Ma che dopo? Buonanotte. Io no, a dopo, a dopo. Va bene, dai. Ciao. In un'imperdibile maratona lunga. Ciao. E ragazzini, è finito Masterchef. Cioè, onestamente, per me, come quest'anno e l'anno scorso, i vincitori erano raccomandati. Cioè, abbassi un po' il volume, grazie. Praticamente ha vinto questo Federico, senza esultare, senza niente. E Almo quando è passato in finale. Aspetta, vai. E Almo quando è passato in finale ha fatto un urlo liberatorio che era contentissimo di essere passato dalla semifinale alla finale. Quello ha vinto Masterchef. È il massimo della lettura. Cioè, come Tiziana lì, l'avvocato. Cioè, ha vinto. Boh. Ha vinto. Però tempo al tempo, ragazzi. Se uno vale, vabbè che. Deve avere le raccomandazioni in tutto. Sì, ma ti devi anche far valere, quello non sa fare neanche niente. Com'è? Federico all'ultimo ha fatto due piatti bravi, però nella semifinale ha fatto schifo. Almo ha vinto per due volte. E alla fine chi vince Masterchef è Federico, ma. Ma va piace. Di certo lì, se c'era il grande Winé, vinceva Masterchef. Ma no, Winnie faceva i piatti da pro. Guardate, in 8 ore le mie farfalle hanno avuto 9 mi piace. Sì, vabbè, basta, hai rotto le palle. Hai rotto le farfalle, rotto. I piatti di Winnie erano piatti da pro. Che dire. Oggi ho letto su Face che Mirko, il grande Mirko Bonnet, ha pubblicato un post, una cosa, vabbè, dove c'era uno scassapalle che lo conosco io, tra l'altro, ovviamente lo conosco tramite il tubo,
che praticamente ogni commento che facevano gli altri, lui metteva sotto, questo è il mio canale, bla 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 bla. E poi, tra virgolette, ciò che faceva Mirko, lo faceva lui. Lui faceva giocare a premi e lui faceva giocare a premi. Lui faceva giveaway e quello faceva giveaway. Uguale proprio. Sì, ce la faccio, dai. Ma ancora 5 minuti. No, sto vedendo se avevi venuto in quella. E praticamente, anche a me ha mandato dei messaggi questo qua, eh? Che l'ultimo risale a 3 mesi fa, che l'ho postato, dicendomi, guarda, questo è il mio canale, come gli italiani mangiano in America. A me non me ne fottia niente. E niente, allora abbiamo un po' riso su questo coso qui, su questo personaggio, questi spammatori. Però spammatori. Siamo arrivati a 56 iscritti, ragazzi. Bravi ragazzi, un saluto al nuovo iscritto. Ciao. Bacio. Beh, madonna, che pollice. Eh sì. Sai che pollicione in alto. E niente, che dire più di questa giornata frivola. Niente, il caffè di Federico è sempre ottimo. C'è nulla da dire. Si stanno avvicinando le feste. Tra meno di 22 giorni è Natale. Che dire, mancano non so quanti mesi per l'estate. Quanti giorni mancano all'estate? All'estate? Dai, con me stiamo parlando di tu. 180 giorni all'estate, dai. La sparo lì. Poi... 180 giorni, ma ci si dice? Sono 6 mesi. 3, 6, 9, 12, 15. Dicembre l'hai appena iniziato. Vabbè. No. Gennaio, vabbè, marzo, aprile, maggio, giugno. Tu devi calcolare. A parte il fatto che l'estate inizia a fine giugno. Quindi tu devi calcolare tutto. Sì, a noi a fine giugno inizia l'estate. Ma che stai dicendo? Anzi, non se proprio dobbiamo parlare. Ah, ma all'inizio di maggio già fa caldo. Che c'entra l'estate? Le già vanno a mare le persone. L'estate inizia il 21 giugno. Sì, ma qui da noi le sai che le persone ho vanno capito, a mare. Però se basta, interrompiamola. Visto che voce squillante che ha. Certo. Vabbò, è sparito la gang non sta pubblicando più nessun video. Come mai? Beh, boh, non lo so, vabbè, forse tra la scuola, gli impegni, le cose. Però dai, un video lo potete fare, dai. O no? Certo. Beh, ragazzi, un saluto a Vincenzo Laspaolo, come sempre. Ci vogliamo bene, da parte mia e di Lucia. Ciao Vincenzo. E alla famiglia anche, cioè non è solo te. La famiglia, la bambina che abbiamo visto nel video. Vabbè ragazzi, che dire più? Che dire più? È ora della ninna, domani vado. Il corso a lì va bene. Benissimo. Sta facendo l'HCCP mo? No, ho già fatto l'HCCP, manca solo, ho già fatto anche il test, quindi mancherebbe solo che me lo danno alla fine, l'attestato, quindi... Ok. Sì, stiamo facendo... Ma l'attestato l'hanno adesso? No, a fine corso. A fine corso. Tutto, le attestati. E se uno abbandona che... non lo perde quell'attestato? No, e... forse l'attestato dell'HCCP che ormai te lo sei guadagnato non penso che lo perdi. Ah. Non penso, perché comunque hai seguito tutte le ore. Vabbè, che cosa avete fatto più? La sicurezza? Stiamo facendo ancora la sicurezza. Vabbè, ma tu hai detto che c'hai un attestato comunque. E qual è l'attestato? L'alimentarista? Non c'è niente. No, l'attestato della sicurezza, l'articolo 81. Sì, però è quello di 4 ore, questo sono di 20 ore se non mi sbaglio. Quello più... È più completo. Vabbè, certo. Quello di 4 ore è la base, poi c'è quello di 8 ore è il minimo, poi c'è 16 ore, man mano i vari livelli step. I vari livelli di come si chiama? Step di pericolo step. Praticamente. Com'è? I vari livelli di pericolo, cioè se tu fai un lavoro dove è alta cioè c'è una gravità di pericolo molto ampia, allora devi fare un corso tipo di 20 ore, 25 ore, anche 32 ore, che dipende dallo step, dalla difficoltà. Okay. C'è anche il corso di 1000 ore, no? Non cadere dall'ottavo piano. Che c'entra? Basta, scherzando, mamma mia. Beh ragazzi, dai, il video termina qui, iscrivetevi, commentate, condividete, spammate come se avesse la diarrea. Mamma mia, è normale che poi non lo fanno se gli dici queste cose. No, devono spammare così, è tutta birra. Beh, ciao. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte. Ciao, seguiteci.